Ciao, questa sera andiamo a vedere come comporre un semplicissimo mazzo da loculo con rose e crisantemi. Parto dalla rosa, che è quella che mi dà un'altezza, per poi proseguire con i crisantemi. Ricordate di mettere sempre un ramettino di verde. Date un'occhiata ai vostri crisantemi che possono avere delle... che vi possano praticamente guardare. Ciao, oggi vi faccio vedere come creare una vaschetta da loculo con crisantemi e rose. Ebbene, ho scelto come crisantemi dei decorativi gialli e un paio di pompon. Poi la rosa ce l'ho sull'arancione. Non metto tanto verde perché il crisantemi ne è ben dotato. Vediamo se riesco a farla davanti a voi. Allora, innanzitutto quando guardo il fiore del crisantemo, se io lo vado a girare vedrò che c'è una parte leggermente più sollevata, hanno un'inclinazione della testa, eccola qua, che guarda sul davanti, per cui cerco di girarli che mi guardano in avanti. Per di più il crisantemo non va quasi mai tagliato ma spezzato con le mani in modo tale da farlo bere di più. Scelgo la mia altezza, che sarà questa, e vado. Cercate di essere sicuri nel piantare il crisantemo per il semplice motivo che ha uno stelo piuttosto grosso e il foro che mi fa nella spugna è decisamente importante, per il semplice, imponente anche per il semplice motivo che se io poi lo vado a sfilare perché lo trovo sbagliato potrei rovinare quella che è la mia composizione. Inserisco in scala i miei tre crisantemi, ok, e poi vado a mettere gli altri. Tolgo sempre un pochino di foglie perché così bevono un po' di più. Se notate sono veramente ricchi di foglie, sono anche molto belli. Dove andrò a mettere questo secondo voi? Eccolo lì, guardate. Scusate, ne faccio una fatica. Eccola qua, andiamo adesso ad inserire le rose. Scusate, la giro un po', per le rose ho bisogno dell'accessorio. E la sto facendo non più verso voi, vediamo. Allora, vi faccio vedere. Questa la vado a mettere qua. Eccola lì. E l'altra la andrò a posizionare qua sotto.
Eccola qua. Decoro con un pochino di verde. Lo faccio vedere davanti a voi. Ok, la teniamo abbastanza bassa così creo proprio una bella scala per quanto riguarda i fiori. Decoro con un pochino di verde. Faccio anche fatica. Eccola qua, una vaschetta semplice con pochi fiori ma essenziali e che potete fare anche voi. E allora provateci, dai! Ciao! Oggi facciamo un mazzo da tomba con rose e crisantemi e qualche infiorescenza. Parto dalle rose, inserisco la mia rama di verde. Metto già delle infiorescenze. Metto dei crisantemi. Semplice, veloce.